10 cose che fanno gli italiani all'estero. Numero 10. Parlano italiano sillabando lentamente e coi gesti di quelli che fanno i telegiornali per non udenti, convinto che tutto ciò corrisponda grosso modo alla lingua inglese. Numero 9. Applaudono all'atterraggio dell'aereo. Che imbarazzo, che vergogna. Numero 8. Appena arrivati in hotel, scanalano sul televisore in cerca di un canale italiano che dia notizie sul calcio. Numero 7. Cofani, lavandini, scaldabagni, ci provano con tutte senza ritegno. Basta tornare a casa e dire di aver scopato. Numero 6. Cercano la pizza anche sulla cima dell'Himalaya, ma solo per lamentarsi che gli stranieri la fanno male. Numero 5. Trattano sul prezzo con i tassisti fino alle frazioni di centesimo. Perché io sono italiano, a me nessuno mi frega! Numero 4. Urlano per comunicare fra di loro anche ad un metro di distanza. L'urlo diventa ruggito se diretto a bambini o a parenti al telefono dall'Italia. Sì! Il tempo è bello! Sì, sì! Sì, francesi, mangia bene! Sì! Numero 3. Barano sull'età dei figli per non pagare nei musei. Anche se c'ha i baffi e i brufoli sulla fronte, alla domanda «Quanti anni hai?», il bambino risponderà sempre «Cinque e mezzo». Numero 2. Usano la calcolatrice del telefonino per convertire i prezzi in euro e successivamente in lire, giusto per essere più sicuri. Numero 1. Non vedono un cazzo del paese che stanno visitando perché sono troppo impegnati a caricare le foto su Facebook. E se non c'è il wifi gratuito, apriti cielo, questi stranieri sono proprio incivili.